Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Se dovessi fare una raccomandazione a tutti coloro che hanno una qualche responsabilità sugli altri, alla luce del Vangelo di questa domenica direi così: cerchiamo di essere umani. Vuol dire essere capaci di attenzione, anzi di molte attenzioni. Come Gesù: venite in disparte in un luogo solitario, dice ai suoi apostoli, e riposatevi un po'. Umanità è sinonimo anzitutto di compassione, quella che di fronte a certe situazioni prende nell'intimo e non lascia più tranquilli. Sbarcando, Gesù vide una folla, molta folla, e si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore. Che fa Dio, si domanda la gente quando accadono certi drammi? La Bibbia afferma che Dio è uno che si commuove di fronte alle miserie umane ben prima di noi, con una commozione che lo smuove e lo porta ad agire, al di là delle nostre constatazioni. Gesù, vedendo quelle folle, si commosse e si mise ad insegnare loro molte cose. E non solo di insegnamenti è fatta la sua commozione operosa. Il seguito ci dirà che essa diventa pane, cibo per la fame di quella gente che lo cerca. Erano come pecore senza pastore. Le antiche popolazioni del Medio Oriente, nel tratteggiare la figura ideale di chi governa, parlavano sovente del re pastore, anche se, a dire il vero, per il popolo della Bibbia di veri pastori ce ne furono pochi, tanto che a un certo punto quel popolo era talmente deluso che arrivò a questa conclusione: il Signore, solo Lui è la nostra giustizia, solo il Signore sarebbe stato in grado di fare da pastore. Ed eccola realizzata finalmente l'attesa. Vedendo le folle, Gesù si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore. Solo Dio è buon pastore. Solo Gesù sa commuoversi senza cambiare canale in fretta, con una compassione che diventa operosa, intervento fattivo e concreto. Non aspettiamoci di trovare pienezza di umanità, di attenzione, di compassione fuori da Dio, lontano da Gesù. Solo Dio sa essere umano fino in fondo, non per nulla si è fatto uomo. Gli uomini, per bene che vada, hanno sempre qualche difetto, qualche limite, e per male che vada sono mercenari anziché pastori. Solo Gesù Cristo è umano in pienezza. Diamogli fiducia incondizionata. E per quanto possibile impariamo da Lui, perché pur con tutti i nostri limiti noi possiamo imparare. Uomini o donne si nasce, ma umani lo si diventa se si vuole. Sia Lui il nostro maestro, il nostro modello di umanità. Lui che invita chi è stanco a riposare. Lui che non riserva a se stesso nemmeno il tempo per mangiare. Lui che si commuove per le pecore che sono senza pastore. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.